Poslanci snemovne ľudu zvolili Alexandra Dubčeka za predsedu federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky jednohlasne. Dicembre 1989, Alexander Dubček, leader e architetto della Primavera di Praga, viene eletto presidente del Parlamento cecoslovacco. Era dal 1968 che Dubček non ricopriva una carica pubblica. In quell'anno, divenuto segretario del Partito Comunista, aveva dato il via a una serie di riforme politiche ed economiche volte a stabilire un comunismo dal volto umano, con la fine della censura di Stato e una maggiore libertà di espressione. I suoi sforzi, sostenuti dalla maggioranza del paese, erano stati spazzati via dall'intervento delle truppe del Patto di Varsavia nell'agosto del 1968. Il 28 dicembre 1968.